migratorie sono più diffuse in Umbria che nel resto d'Italia. Fino al 29 settembre in molte farmacie di Perugia e Terni si possono fare test gratuiti per scoprire la salute dei propri polmoni. Ci dice tutto Valeria Radiconcini. Molti conoscono l'asma allergico, meno conosciuta invece la broncopneumopatia cronica ostruttiva. Si tratta di una malattia che causa una riduzione della capacità respiratoria. Alcuni sintomi sono il respiro irregolare o sibilante e l'oppressione al petto. Colpisce il 7,8% della popolazione umbra, più della media italiana che è del 5,8%. Dal 24 al 29 settembre nelle farmacie di Perugia e Terni è possibile fare dei test gratuiti di prevenzione, in particolare una spirometria che misura la quantità d'aria usata dai polmoni. Perché è importante fare questi test? È importante perché ci dà la possibilità di fare una diagnosi di una malattia estremamente seria e subdola come quella delle broncopneumopatie croniche ostruttive. Permette quindi con un test molto semplice da fare la possibilità di capire se uno è ammalato oppure no di questa patologia. L'iniziativa è promossa da Federpharma insieme all'azienda Novartis. I test sono veloci e non danno alcun fastidio, basta chiedere di farli direttamente in farmacia. Una forma di prevenzione vista la particolare incidenza di pneumobroncopatie, spesso favorite dall'abitudine al fumo. Anche in questo caso il dato regionale non è favorevole. I fumatori sono il 30% della popolazione umbra, mentre la media italiana si ferma al 26%.